Salve onorevoli, eccoci qui, un nuovissimo episodio. Siamo su The Elder Scrolls, siamo su Baldur's Gate 3. Ormai The Elder Scrolls mi è entrata nelle cervella e me le sta bruciando. PS, per chi volesse vedere delle serie The Elder Scrolls o altre serie che ho fatto, sempre in descrizione del canale trovate praticamente un post, trovate lista serie concluse, un link che vi porta a un post con tutti altri link che vi portano direttamente alle playlist della serie. Piccolo PS, dicevo, come sempre io sono l'Arx di Cormaris e mi sono preso la briga di accendere tutte le candele e ora, a parte questo, direi che possiamo andare a parlare con i nostri amichetti, tra cui anche il nostro Baltazar, comandante dei morti risorti, che più di tutti mi sembra uno che potrebbe essere uscito tranquillamente da un episodio di Resident Evil. Veramente. E a parte questo, direi che nei dettagli ho una classe armatura 15 molto alta. E forse a quanto pare era lui che li risvegliava. E quindi andiamo a vedere un po' cosa può volere il nostro What's ragazzone. up for discussion? Finally, we can talk face to face. Not just any true soul would have succeeded in following my path through this place. L'amuleto You should be dell'assoluta. pleased. No, dai, questo mi sembra un po' troppo eccessivo. Intanto che c'è una bella commercio. Non ha fondamentalmente nulla. Ma ha 63 monetine che possiamo usare per vendere qualcosa che già di per sé arriva a 106. Quindi gli inventiamo gli incensieri. 54, se ne vengono un altro. 72. Ci fermiamo a 3 incensi, andranno più che bene. Ho combattuto una battaglia proprio sotto il tuo naso. Chiunque tu sia, un po' di aiuto sarebbe stato utile. Tra l'altro, di Baltasar abbiamo letto qualcosa prima di entrare, se vi ricordate bene. Do you truly expect your betters to sully their hands to aid you at every turn, true soul? Such a poor grasp of hierarchy. But never mind. Your potential may outweigh your ignorance. I am Balthazar, chief advisor to General Thorne, and entrusted with a mission of utmost importance. Do Cioè. you know what is at stake here? Sì, certo, sei certo di aver già letto di Baltasar, degno di nota da qualche parte, ma dove? Seriamente devo andare in guida. Successo critico, chi se ne You frega. remember an ancient scroll rescued from an Amcathran monastery? It spoke of Balthazar, the monastic order's leader. Specifically, it recorded his death. Ricordo di alcune storie su un certo Baltasar il monaco. Devo ammettere che le leggende non ti rendono giustizia. He didn't seem very legendary when I took his name. Naught but a pile of bones. Impressive tomb. Ah, bene. But enough idle chatter. Keep to the matter at hand. You do know what's at stake here. Yes? A giudicare di come ti stai nascondendo qui, la tua sopravvivenza? I do not cower. I plan. I command. I create. General Bravo. Thorne trusts me. He knows I will deliver. He knows I will stand by him long after all others wilt and fall. You and all the rest have only one body with which to serve. I have as many as I care to make. Bravo ragazzo, apprezzo. Vabbè, è ora di morire, no. Va bene, considera i tuoi meriti riconosciuti. Vuoi illuminarli su cosa sta succedendo? There is a relic here, one Ecco. which General Thorne desires. No, needs. I will retrieve it for him, and you will help me. Ignorant you may be, you've shown some prowess in scouting and combat by making it this far.
This necromancer has Kethric's trust. Helping him could be just what you need to gain access to the man himself. Ottima intuizione. Mi servono più informazioni per proseguire. Perché questa reliquia è così importante? Cosa fa? E mentre i non morti potrebbero gentilmente chiudere un attimo la fogna e smetterla di cagare il cazzo. Fine, if it'll spare me your bleating. The relic lends the general his strength, his invulnerability. It must be recovered before his enemies attempt to exploit it. Ti serve il mio aiuto? I do not need you or your help, but you are here in spite of that, so I may as well make use of you. The relic is close, but the way is barred and Shah's dead are uncooperative. Clear the path for me by blade, cunning, or whatever it takes. I will remain here until you have succeeded or fallen. I trust this gas bag about as far as I can throw him, which isn't far. But perhaps better to play along for now. Brava, cuore oscuro. Hai risorse da vendere? Dammi qualcosa che mi aiuti nella mia ricerca. Mi sembra più che giusto. Dai, 12, seriamente. Ma ti uso un'ispirazione, tanto ne abbiamo da buttare. I will assign flesh to aid you on your way. Ring this bell, and he will come. Oh, che My carino. My brother is no intellectual powerhouse, but he is strong, loyal, and punctual. Should a fight turn against you, remember the bell. Okay. Cosa fare esattamente mentre... Aspetta, aspetta. Quella cosa lui è tuo fratello? In part, yes. My poor unborn twin. Mother always resented me for it. Said I strangled him in the womb. If you can believe such tripe. Besides, once I developed my powers, I fetched him from the graveyard and brought him back. Gave him a new, better body. Alas, mother was not pleased. Chissà perché. Cos'è successo a tua madre? We're still close. She's in a jar on the shelf over there. Chissà perché, sono veramente curioso di vedere ora questo cazzo di, della madre. Prendi la campana. Flesh will remain here until call. Don't fear. He has very sharp hearing. I chose his ears myself. Now, get to work. Okay. Candela di notte, pixie morto. Beh, è chiaro, ha rotto la candela. Madre adorata. Ma è un occhio. Un occhio che fluttua in un vaso è troppo grosso per essere umano. Perdonami, ma che cazzo era tua madre per esattezza? Tentacolo di Vermeiana. Ok, non voglio nemmeno sapere che cazzo è. Va bene. Posso dire che tutto è così decisamente strano. Ciao, Carl. Grande discorso. Posso capire il suo grandissimo discorso? Il pixie morto, tra l'altro, col cervello dissezionato. Va bene. Se ti riparlo, per così... Not lost your nerve, I hope. I tend to remove those from my creations. Too much fuss. Avresti potuto avvisarmi della presenza di un Orton che si aggira in questo luogo. I could have, but decided not to. All the better for judging your mettle.
Oh, che carino che sei. Of no relevance to my goal. Besides, it seems you handled him well enough. I no longer hear that blasted singing of his. Perhaps I will seek out his carcass, should I be afforded the opportunity. Surely there are some parts I could put to use. No, è diventato polvere. Ok. Bene, oggettivamente non mi aspettavo tutto questo. Tanto sono curioso di vedere la campana che ci ha dato. Dov'è? Campana di evoca golem. Durante il combattimento evoca il golem di carne di Balthazar. Funziona solo all'interno del guanto d'arme di Shar. Quindi tanto vale usarlo abbastanza spesso. Tra l'altro vedo che è abbastanza prestante. 182 di resistenza, golem di carne. Potenti incantamenti hanno cucito insieme questi cumuli di parti del corpo e ha infuso in essi notevoli capacità difensive e una forza formidabile. Beh, effettivamente è vero, ha una buona resistenza a tanta roba, tranne che al fuoco, ma del resto è un non morto. Il debole dei non morti è sempre stato, comunque, in ogni forma, in ogni maniera, il fuoco. E a parte questo, ricileggiamo la bella targa e iniziamo tutte queste sfide. Dicevo, queste bellissime, magnifiche... come definirle? Non credo sia successo qualcosa. Sfide che la nostra signora Shar ci offre. The bowl contains an ancient rust-colored bloodstain. It forms a neat disc, as if spilled calmly and willingly. This is one of Lady Shar's trials. Allow me. It's important. Accomodati pure. Ok. Values those that can remain unseen and can still obtain what they want. Ok. Quindi che cazzo dovrei fare? Sorry. Was lost in thought. Something the matter? Prima tu, cosa ti cruccia? I don't fully know. Just a nagging feeling. Almost like I'm conflicted about something, but I don't quite know what. It's nothing. Forget it. Too much time in my own head. Ok. Quindi mi stai dicendo che la furtività è la migliore arma che abbiamo a disposizione, no? Ombra. E uno solo credo debba arrivare di fondo qui a recuperare l'altra palla magica. Ma tipo, per esempio, se entro di cattiveria e ammazzo tutti, c'è la possibilità che qualcuno si incazzi con me? Andiamo ad Astario, anche perché c'è l'unico bravo che sarebbe che abbiamo nel comportarsi in questa situazione. Oh. Già. Veramente ti ha rispedito all'inizio. Però potevi tirare dritto al pulsante e magari sperare che funzioni. Ci ho ripensato. Tutti fuori? Tutti fuori. Teoricamente ce n'è uno solo, eh. Quindi è anche facile riuscirci. È tipo Pac-Man di fondo, se ci pensate. Forse un po' più difficile di Pac-Man. Madonna puttana. Vaffanculo. Se io arrivo qui, ok.
Poi devo scassinare la porta, ipoteticamente. Ma fosse facile. No, no, tornate indietro, tornate indietro, tornate indietro, tornate indietro, tutti, 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 velocemente. Sì, bravi. Ok, ci posizioniamo qui. Dov'è quel pezzettino di merda? Eccolo qui. Noi per forza dobbiamo aspettare che si gira Cicciobello. Andare nascosti. Ok. E possiamo arrivare qui. Sì, perfetto. Qualcuno verrà sacrificato per il bene di tutti. Più o meno. Ok. Attiviamo la modalità turni. Astarion. Qui effettivamente se attivo la modalità turni non ci ho pensato. Però sarebbe stata molto più facile. Effettivamente sarebbe stato molto più facile. Però vabbè, a noi piace fare le cose hardcore. A volte mi dimentico di cazzate simili, veramente. Tu vieni qui. Carlaia. Fai pure un salto, che te ne frega. Importante che arrivi lì. Ok, cuore scuro. Qui posso mettere. No, non mi posso dare scatto. Però vi posso dire di avvicinarsi molto velocemente. Ok. Bene. Tutti uniti in bella schiera. Raccogliamo la gemma. Flusso. Trasportatore rapide. No, col cazzo che mi avvicino Seek no permission. Take all that benefits you. al. Ah, che bella scritta. La targa su cui il tempo erano incisi gli insegnamenti di Lady, vabbè, Shar, che per ora non c'è più un cazzo, vabbè, capita. Signori, sto cazzo di tempio avrà chissà quante cazzo di anni. Figuratevi se doveva resistere. Un passo leggero è meglio di qualsiasi armatura. Si è benvenuti ovunque, se non si è visti da nessuno. Che frasi iconiche, sarebbero bene anche in una gilda dei ladri. Beh, sembra una cazzata, però l'apprezzo molto, non è il solito. La solita cazzata, insomma, da. Cioè, ha un vero. Credo, tutto sommato, non è di fatto la solita cazzata da quattro soldi di. Ah, ora io ho la soluzione grande, magica, a rubare perché siamo Robin Hood, rubiamo i ricchi. No, cioè, comunque. Per quanto è un credo, giustamente ha delle norme vere e proprie. Del resto stiamo parlando sia di D&D sia di Baldur's Gate, quindi era abbastanza scontata che avesse un vero e proprio lore molto profonda, intricata, ben costruita. A parte questo, ho giusto la curiosità di andare a intrigare qui. Chiave della porta del passo leggero. Bene. Possiamo andarcene, ragazzi, prima che crepate come i dementi. Bene. Se mi facevo i cazzi miei, sarei campato molto più, molto di più. Soprattutto non so se è stato culo il fatto che abbiamo direttamente preso testa di gargoyle. Tu immagina se passavo di là. Non so se è stato culo che ho preso direttamente da lì. The first sign you are worthy. Continue. Do not fail me. Good here. Lo spero vivamente, anche se la situazione in realtà. Se non vi ricordate come si chiama? È il taglio che ha sulla mano. Tra l'altro, qua potevo anche castare tranquillamente invisibilità e tirare dritto, tra l'altro. Ok, quindi andiamo alla seconda magica grande prova del cazzo, aggiungerei anche. Trovare un altro ferro infernale, ma in realtà l'abbiamo già trovato, eh. Quindi non so perché continua a segnarmelo. Questa zona è tutta esplorata, questa anche. Tra l'altro dobbiamo ricordare anche di trovare il tesoro dei topi, perché sicuramente Her most hallowed mercy.
Sicuramente se c'è da qualche parte nascosto e possiamo trovarlo anche senza i topi. Anche se qua già stiamo avendo difficoltà a superare queste cazzo di robe, figurati tutto il resto. Ok, un altro bel lapicciotola sacrificale. Another bowl bearing the stains of an ancient blood offering. Ok. Another trial. I need to do this same as before. Accomodati pure. Will elude us until we shed that which holds us back. Ok. Esattamente cosa vogliamo intendere? A macabre arrangement of flesh. Only a truly depraved mind could dream of such a thing. Non dirmi che ora tipo escono delle ombre che sono praticamente a noi speculari, le dobbiamo sconfiggere. Non per altro, ma perché magari le ombre sono al massimo della vita, noi siamo abbastanza messi di merda. 4,75, come sempre, dal momento che stiamo parlando di Shard, non sarà mai un combattimento eco, ci sarà qualche inghippo di merda che dovremo risolvere. Ok. Allo. Sembra un posto perfetto dove combattere, fateci caso. Salve. Nessuno? Accendi un po' il falò. Prime spot for an ambush. Un ottimo posto per un'imboscata. Seriamente. Dovremmo combattere contro noi stessi, ma non vale. Io non ho nemmeno gli incantamenti tutti al massimo. Che cazzo? Spero solo che non abbiano nemmeno i nostri stessi oggetti, sennò veramente che due coglioni. Cioè, se ero stronzo qui entravo nudo e me ne andavo. Oh, due coglioni. Dicevo, entravo nudo così facevo i mega danni fondamentalmente. Allora, vediamo per bene se riesco a colpire qualcuno di loro. No, 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 non la benedizione, più che altro un bel colpo. 20%, così poco, seriamente. Ti dirò, paradossalmente tiro dalla parte dove c'è più carne, diciamo così. E vediamo fino a quando riusciamo a colpirla. O fino a quando lui colpisce noi. Ok. 36. 20. E due coglioni. Proviamoci comunque. È il preso in pieno, attenzione, attenzione. Fai qualche metro in avanti. 94. Ah, vai ancora di cattiveria. Carla è la prima che deve morire perché con collera farà dei danni veramente assurdi. Mi sbaglio o qualcuno stava soffrendo? A parte noi, ben si intende. Follia dell'imbroglione. Questa unità meno una a tutte le caratteristiche per aver attaccato un riflesso che non è il suo. Questo effetto può essere applicato altre 3 volte. Ah. Ognuno quindi deve attaccare il proprio riflesso. Ma vaffanculo, termina la triste esistenza. Che cazzo. Niente. Diamo una bella cura a Starion, va. Secondo me è quello che in questa parte prenderà proprio più botte di tutti, fondamentalmente. Dammi una palla di fuoco. Ti prego, me ne serve giusto una a una, eh. Sì! Sì! Tra l'altro 110, i miei coglioni. Ok, mi vai qui. E ti dico che mi vai pure in ira, visto che ci sei. Di nuovo Astarion? Mi perdoni, ma perché di nuovo Astario? Ok, e ti dirò anche che ci metti una bella tossina. Sì, cazzo, se gli insegniamo a rompere i coglioni. Ok. E per dispetto... nulla.
Imboscata terrificante, nasconde, tenta di nascondersi superando le prove di furtività, resta in oscurità ed evita di attraversare le linee di vista dei nemici. Attaccare o lanciare un incantesimo rivela la tua posizione. Ok, per me va bene. Su Carlaia tra tutti, seriamente. Più altro dobbiamo fare attenzione a cuore oscuro, che magari ora inizia a curare la gente e ora magari lancia una palla di fuoco. Ok. Effettivamente il danno l'ha fatto. E posso fare questa figata assurda. Stuck. Magari. Attacca un bersaglio con forza sufficiente a spingerlo via di 6 metri, poi teletrasporta fino al bersaglio. 50%. Facciamo una roba geniale. Facciamo una roba degna di un lana. No, cazzo, l'azione bonus ci serve. Però abbiamo l'onda tonante. Posso prendere tutti. E abbiamo rotto la concentrazione, però. Però ben venga, dai. Abbiamo quantomeno fatto il possibile. Quindi ci puoi saltare pure tu. Stucchete. E ora ci divertiamo. Guarda che cattivi che siamo. Siamo oggettivamente molto cattivi, c'è da dire. Una bella palla di fuoco, dai. Cagato il cazzo tutti quanti. Dai, seriamente non la puoi fare una palla di fuoco. Cioè, se me la fai un po' troppo vicina, ecco. Sì. Do scatto, serve un'azione. Per fare questa serve un'azione. Se mi avvicino di qua riesce a cambiare la traiettoria della palla di fuoco, ipoteticamente, eh. No. Senti, ma fanculo, è già cagato tre quarti di cazzo. Allora direi che andiamo su qualcosa di classico. Quindi non una palla di fuoco, ma magari su una bella fuocherello. 35, 25, vabbè, provaci. Oh cazzo, però ci è riuscito, i miei coglioni. Oh, che bastardo che sei. Aia. Ma poi è possibile che te ne vai armato di balestra? Cioè, Portana Eva, se sei stronzo. 20 di danno e te li tieni tutti, ti dirò di più. Tu invece sei un gran bel figlio di puttana aver fatto una roba simile. Oh. Che bastardi di merda. Cioè, quello che non ho fatto io hanno fatto loro. Non volevo fare quello! Ma ha funzionato. Ok, quando c'è il duello obbligatorio, allora lui proprio impazzisce in una maniera letteralmente disumana da fare una roba simile, cioè... Va bene. Va bene, ragazzo, va bene. Fammi un bel saltino. No, ma perché tu mi dici che puoi fare il salto e poi non me lo fai, eh? Puttana troia. Troppo pesante. Oh. Hai cagato un po' il cazzo, però, eh. L'hai cagato largamente il cazzo. A questo punto siamo tutto quello che abbiamo in serbo, tanto vale. Oramai. Ok, magari tra le varie robe che abbiamo, bella scossa 2-16 non darebbe fastidio. 6. Non male. A questo punto mi dai una bella coltellata da dietro. Oh, perfetto. E non ti dirò anche. Recuperati la vita. Ok. Ma tu hai cagato il cazzo. Queste palle di fuoco, fatelo dire. Cioè, ora che mi sei andata là,
Sei contenta? Sei felice? Ok. Cuore terreno dell'uccisore. E in più, scusa, dove sarebbe questo parassita? Io vedo solo una gemma dell'anima. Un'altra delle tante, ben si intende. Tra l'altro sto vedendo cuore. Esecutore, una volta tra un riposo lungo e l'altro, quando uccidi una creatura, puoi far sì che il tuo prossimo tiro per colpire sia un colpo critico. Questo è molto interessante. Tanto interessante. Tra l'altro in tutto questo Astarion è sparito, io mica l'ho trovato più, Astarion se n'è andato, non so se l'Astarion si intende nemico, non so se l'ho ucciso. Si è smaterializzato nell'etere, non ne ho idea oggettivamente. Direi che una bella occhiata in giro me la do prima di finire, perché non vorrei che veramente è ancora nascosto da qualche parte. Anche perché io ricordo chiaramente che lui è diventato invisibile e poi vuoto. Oh, come ha lanciato la palla di fuoco, come ha lanciato le consecutive palle di fuoco, si è automaticamente distrutto. Sarebbe da vedere il video, vedere la barra sopra e capire quando di fatto Astarion è sparito. Ma credo appena dopo la palla di fuoco, perché teoricamente un bersaglio, fateci caso, quando è invisibile, comunque sempre mi indica quando sta per, cioè dove si muove più o meno. Non posso vedere, ma so a che punto della mossa è arrivata, perché la visuale mi si sposta verso di lui. Però a quanto pare il destino ha previsto cose diverse per noi. Ora mi meraviglio che ci aveva detto che c'era un parassita, però io sto parassita mica l'ho visto. Adabo sparito nell'etere. Andiamo a Carlaia, dai. Bene, possiamo premere il pulsantino. Magia delle magie. Tutti a casa come nuovi. E credo che sia stato un errore il fatto... Ah, forse mi ha indicato che c'era un parassita. Questo è un bug bello grosso anche. Perché noi abbiamo ucciso l'immagine speculare di Larax. E l'immagine speculare di Larax probabilmente aveva un parassito Itild. No. E noi semplicemente cioè la nostra immagine speculare doveva avere anche un potere simile. Ok, quindi mentre i ratti che fanno i cazzi loro ogni tanto. Ok, ora mi accendo per queste belle luci. Quindi si è arrivato anche quel magico momento dove come dire, dovremmo farci un bel riposino ristoratore. Però non mi va, perché io sono curioso di vedere il resto delle robe come va. Poi tutto sommato abbiamo ancora un po' di incantesimi. Adesso facciamo una roba, beh. Ci teniamo due bei riposi. Tu ti recuperi il massimo di incantesimi che puoi. Che in realtà ce l'avevi già tutto al massimo. Quindi teoricamente possiamo ancora proseguire. Pensavo che un attimo si era bloccato perché era partito qualche dialogo e mi stavo preoccupando, dicevo no dai cazzo, ora proprio che dovevo salvare. 476, ok. Alle volte effettivamente fare un salvataggio in più non è affatto male. Direi che possiamo procedere per la nostra via. Sì, però i dialoghi mi devi fare uscire. Dicevo, i dialoghi mi devi fare uscire, puttana Eva. Ok, leggiamo la targa. Her most sacred path. Questa è piena di curiosità, eh. Oh, ma è carino. Hanno messo delle viscere, una testa e una candela sopra. È dir poco artistica questa roba. Veramente. Comunque andiamo con la nuova prova. Let's see. Oddio. Non mi convince per un cazzo questa. Allo? Ok, cuore oscuro, se ti senti pronta. Another bowl bearing the stains of an ancient blood offering. Another trial. Allow me, please. Va avanti. Mm.
Nel mentre a fine episodio la nostra cara Cuore Oscuro sarà praticamente dissanguata. Ok. Si dice che i giustizieri oscuri avessero un passo sicuro che nei recessi più oscuri dell'abbraccio della signora. Vabbè. Ok. Dice che i giustizieri oscuri avessero un passo sicuro anche nei recessi più oscuri dell'abbraccio della signora oscura. Devo ricordare dove mettere i piedi e avere fiducia che lei mi guiderà. Lo auguro per te. Ma non saprei te. Si vede anche abbastanza più o meno bene. Soprattutto se mi metto così che bastardi che... Ah no, c'è. Fermi tutti che c'è. Ok. Dritto per di qua. Fai una roba. Tutti divisi. Ma facciamo andare solo Cuore Oscuro, perché voi siete una manica di rincoglioniti. Riuscite a vedere una minchia e camminate a vuoto. Saltino qui. Perfetto. Mira dritto. Destra. Chi se ne frega che sei accecato, tesoro. Tira dritto qui. No. Giustamente mi farei spawnare un cadavere. Puttana Eva. Ok signori, oggettivamente ora non so se si è bellamente buggato, però mi sono scomparsi i passi. Infatti sono andato anche un attimo intuito e siamo arrivati qui. Logicamente dalle prime piastre sono saltato qui e qui a caso sono saltato qui e ce l'ho. Ora dovrei saltare qui. Quindi io dico a te di arrivare qua. E la cecità appunto. No ma sei cogliona. Devo andare qui. Dimmi che ci sei. Sì, che culo. Che culo. Ok. Uff. Prendi sta cazzo di palla. Sì. E a portata di mare anche un sacco di mie bestemmie, re tesoro mio. Però dai, era più semplice. Questa oggettivamente era la più semplice tra tutte. Ok. Altra gemma dell'ombra. Quelle gemme dell'ombra chi le sta tenendo? Per tu, giusto? Sì. Tanto non pesano un cazzo. Ok. Ce ne possiamo andare da quest'altra prova. Effettivamente farla in tre questa era letteralmente impossibile. Se no, pura follia. Direi che è un bel salvataggio. Non ce lo toglie assolutamente nessuno. 4,78, perché ogni volta che ho capito, ogni volta che prendeva lo stato accecato, sparivano le tracce di fondo, quindi ci impedivano di riuscire a capire il passaggio. Dovevamo andare molto a memoria, oggettivamente, e non era mica una cosa prontamente gradevole. Oh, qui c'è una... uno scivolone pieno di un po' troppi teschi, ecco. Non che mi faccia particolarmente impazzire, però potevamo evitarlo. Qui c'è una leva. Maniglia della leva. Bassa la leva. Mi fai salire solo me. Pardon. Voglio scendere. Recuperare il gruppo. Ah ok, quindi qui siamo all'inizio fondamentalmente, vicino il coso dove dobbiamo giocare con le leve, insomma. Ok, quindi ora devo metterli, selezionarli uno alla volta, metterli tutti intorno felici e contenti. E insomma, puttana Eva. Ma a parte questo... Ora signori... ci vediamo il piedistallo della resa dei conti. Ma io ricordo che questa zona l'avevamo fatta.
This place is legendary. Even with half my memories locked away, I still remember the stories. The Dark Lady's finest warriors arose from this place. Now I'm here. E cosa sono queste prove, cuore oscuro? In order to join Lady Shah's elite, you had to pass her trials. Then make a sacrifice in her innermost sanctum. One revealed only when you've proven yourself. Very few made it that far. I've dreamed of this place. This is my destiny. I must complete the trials. Sei certa che sia quello che volevi, che vuoi? You know me better than most, but I need to find out if I'm worthy. If I prove myself to Lady Shah, she'll bless me with power. Power we can use to take on the Absolute and rid ourselves of these parasites once and for all. Let's explore. Ok, anche se io ho il vago presentimento che questa roba l'avevamo già fatta. Se vedo il piedistallo. We have all the gems. Let's put them to use and continue onwards. Se faccio esamina l'altare. Another such receptacle already contains a gemstone. Ok. Andiamo all'altare e quindi gli mettiamo tutte le gemme fondamentalmente. Ok. E ora? Qualcosa non va? Nothing's wrong at all. Ma detect the gentlest of presences disturbing the temple's ancient stale air. It seems to encircle Shadowheart, welcoming her. Cosa sta succedendo? Dimmelo. Something more I need to do, or the trials will have been in vain. There is a holy weapon hidden away, the Spear of Night. I have to claim it, then use it to make a sacrifice in Lady Shah's inner sanctum. If I succeed, I'll become a Dark Justicia. Va bene, dov'è questa mancia? No, aspetta. Vuoi davvero fare questa cosa, un sacrificio di sangue solo per placare Shar? Don't worry. This place has been empty for years. The sacrifice can't be a simple mortal. More likely it's a monster. And we're well versed in dealing with those, aren't we? Sì, ma non credo sia un semplice mostro. There's a library in this place somewhere. That's where I need to look. Porca puttana, fatelo dire, sei già rotto i coglioni. Allora, passo leggero. Sala del tesoro, che tra l'altro noi abbiamo dato un'occhiata. Il cuore infernale. E beh, effettivamente non siamo andati per un cazzo nella sala nella cosa. Passo della fede. Il tesoro mio. Ok. Proviamo ad andare prima nella tesoreria per sicurezza. Ok, eccoci qui, apri la porta. Non possiamo, chiaramente. Ma tu sì, anche se abbiamo quel malus che è veramente una rottura di coglioni assurda. Tra l'altro abbiamo Felice più uno, ben venga. 30? E tenta di nuovo, ne abbiamo a buttare. Ecco, 32. Facile come non mai. Forse questa roba ci dovrei dovuto accedere più tardi. Magari non ora. Perché un 30 mi sembra più una porta con una chiave. Accendi un attimo i braccieri così posso tranquillamente vedere. Lo zaino è vuoto. Cadavere, 3 monetine d'oro. Iniziamo dalle cose più stupide. Sì, giusto per avere poi l'assaggio in grande, diciamo così. Niente, queste poi sono tutte cose che dovrà raccogliere la nostra cara amica Carla. Vediamo il forziere opulento. E ha anello del bagliore spietato. Infligge 2 danni extra alle creature illuminate.
qui abbiamo Freccia dell'assassino dei draghi Astarion, trasposizione Astarion, un bel po' di oro, sono ingombrato di oro, non si può vedere ragazzi, comunque non si può vedere una persona che è ingombrata dall'oro. E qui dito di gigante delle nuvole, ok, coppa di bronzo, mamma mia, la mercanzia, oro, pergamena di animali morti, crea un servitore, questa la inviamo a cuore oscuro, insegnante della perdita, il buio senza fine, questo libro emana un odore intenso, lo stuzzicante aroma della carta, diamogli una lettura, ispira ed ispira, guarda dentro di te, cosa vedi nel profondo del tuo animo, una luce brillante e accecante, un sole duro e severo, e invece trovi dell'oscurità confortante e vellutata, un luogo simile a un grembo materno dove tutto ciò che sei esattamente come sei può trovare riposo. Questa è l'oscurità promessa da Sharon, un'oscurità libera da pregiudizi, libera da sguardi indagatori, in cui siamo invitati a esistere nella nostra essenza più pura, nel nostro io più essenziale. Carino, ma non troppo. Dardo di fuoco, mercanzia. Ok. E visto che ci siamo, ti inculo pure i forzieri. Raccogli il forziere. E raccogli anche questo. Perfetto. Perché non si butta via niente. Però a parte questo, che okay, abbiamo trovato il componente di ferro demoniaco lì. Però non abbiamo trovato... Ah, tra l'altro questo me lo prendi e lo mandi all'accampamento. Dicevo, a parte questo però non abbiamo trovato il... la libreria con la lancia di cui parlava. Teoricamente. Di fatto... non ho mai provato a entrare qui, ma perché credevo che le palle che dovevamo mettere sopra servivano proprio per passare. Oh, andiamo, seriamente. Oh, che figli di puttana che siete, eh. Che gran bei figli di puttana che siete. Allora, iniziamo con il nostro bello Bellastarion. Quello che volevo evitare a tutti i costi. È successo di essere scoperti. Allora ragazzi, prima che voi ci prendete un particolare giubilio, ok, ed è iniziata pure per te, pure tu mi tiri una freccia lì. Il bibliotecario addirittura, che cazzo sei? Gli invasori oscuri, vabbè, tu sei il bibliotecario, quindi dovevamo essere in questa zona, questo mi fa più che ben piacere. Solo che, puttana troia, ok, non mi fa piacere quello che ne consegue, cioè il fatto che devo per forza sfruttare tutti i miei turni aura silenziata è finita. E con questa, anche secondo me, la voglia per voi di sopravvivere. Ora, io qui se mi ci fiondo non potrò comunque attaccare, quindi in attacco a distanza, che fai? Te lo neghi? Certo che no. Passiamo il turno, mio caro Astarion, non puoi fare un cazzo, è già fatto il fattibile. Dai, avvicinatevi. Aia. Figlio di puttana, mi hai fatto male. Seriamente, tu vuoi tirare giù? Cioè, qual è l'esatto momento in cui tu hai visto una bestia così grossa e hai detto, ah cazzo, ora sai cosa? Mi provo a fare male. Puttana troia, che coraggio che hai, eh. Cazzo serve protezione se ne prende tutte. Ok, però teoricamente la situazione è andata più che tranquillamente, ce l'abbiamo... sotto il nostro personalissimo gioco. Perché non hai punti azione? Perché giustamente stiamo ancora finendo il turno che avevamo iniziato prima. Che merda. A parte questo, accuratezza arcana, questa unità più ne utili colpire i cd sui suoi incantesimi per turno di accuratezza arcana permanente. Guarda qua questi E3 che sono tutti belli vicini. Mi viene quella pazza voglia di sganciarti una bomba addosso. Peggio che sia gli Stati Uniti che vuole esportare un po' di democrazia. Ok. Se me lo stecchi mi fai un piacere.
Perfetto, Astarion, quanto ti voglio bene. Quanto ti posso voler bene, ragazzo mio. 95, 99, 34, 34, 38. Ma ti dico che mi puoi iniziare a steccare lui? Una volta tra un riposo lungo e l'altro, uncina creature del tuo prossimo tiro. No, vabbè, questo per ora non usiamolo, aspettiamo. Aia. A parte questo, direi che tu puoi colpire di cattiveria. Ok. E ti incazzi pure. Non sono. Ok. Il problema tutto era il nucleo. Se lasciavamo il nucleo sicuramente avremmo avuto un sacco di problemi. Invece così è stato veramente banalmente semplice come incontro. Ti dirò, la palla di fuoco a questo punto me la risparmio. Alla fine, ragazzi, è veramente sprecata così. Ok. Dai, avvicinatevi voi. E hanno virtuosismo sti brutti bastardi. E mi spinge pure giù. Cane bastardo, se ti addrizzo ora. I connotati, porco Giuda. Ok. Mi tiri giù il giustiziere vendicativo. No, non ora. Vediamo un momento in cui sicuramente lo farò per sbaglio e mi incazzerò come una bestia. Non siete rompicoglioni, con queste cazzo di frecce. Cioè, frecce. In realtà sono quadrelli. Perché sì, ragazzi, perché non sapesse, le balestre tengono i quadrelli. Ok, mi avvicino a lui, così voglio vedere come cazzo esci per provare a colpire i nostri amichetti. Ok, tu sai che fai? Se lo colpisci ti voglio bene, perfetto. Iniziamo con lui, ci facciamo un bel santerello. Vicinello. Che pensi che a te non ti prendo, bastardello? Ti sei divertito a lanciare le frecce, eh? Lo trovavi divertente, puttanella, eh? Questo a 30 e... 85. Non ora. Perfetto. E ti sposti qui. Passiamo il turno. Cioè, guarda, se ti fai prendere a questa distanza, porca puttana, veramente. Eppure fallito. Ah, essere. No, no, non mi accendi la luce. Più altro gli dai una bella botta persistente. Ci mancava solo che colpivo per sbaglio la luce, veramente. Lì mi incazzavo come una bestia. Ok. 6 di danno, nonostante tutto, 6 di danno. Una delle poche volte, ragazzi, che il nostro caro amato Larax completa il tutto, eh. Guardate che è veramente rarissimo, non succede quasi mai. Teniamo tutto il nostro oro a disposizione, oro, la pulite. Ogni cosa prendibile noi non la prendiamo, la raffiamo, è diverso. Ok, onice. Aggiunge la mercanzia, tra l'altro devo mettere anche la giada tra le cose in vendita. Vabbè, chi se ne frega, chissà dove si è persa. Insegnamento della perdita. Diamo un'occhiata. Ok, del favore, redizione. Raccoglie mercanzie. Semplice, sono piccole cazzate, ragazzi. Dimenticare e perdere. Ragazzi, Astarion, almeno tu. Una trappola nei libri. Tra l'altro, io dopo tanto mi sono accorto che non si legge file di libri, che all'inizio rompevo il cazzo, ma è giustamente file di libri. Però se ci pensate, in italiano è una cosa stranissima. Nessuno direbbe: oh, prendi un libro in mezzo alla fila di libri, alle file di libri. No, massimo ci scrivi libreria e dai per scontato che quello che c'è dentro sono direttamente libri, ma così è veramente strano. La cantora notturna, ok, mercanzia fatto, quindi che senso ha? Dai, trappola. Che culo.
Che culo. Praticamente la prima volta abbiamo trovato già quello giusto. Ok, mercanzia, però non ti dispiace mica se do un'occhiata qui, vero? Ok, disattiva pure questo file di libri. Non so se magari ora apriamo pure lo specchio, che è una trappola. Ok, l'amore della luce. Non mi interessa, per ora almeno. Ok, i vasi chiaramente sono prendibili, quelli sì, è normale. Tomo della prova è il passo della fede, ma vaffanculo pure il passo della fede. Specchio. The mirrors here seem to not reflect light, but devour it. La madonna, che cosa inquietante, ragazzo. No time to rest. Ok. Ora che abbiamo risolto la questione, direi che ci facciamo un bel grasso e l'autosalvataggio. Siamo anche più di un'ora, ragazzi. Ma a questo punto tanto vale compiere e finire l'episodio come è giusto che sia, con la raccolta della lancia. Oh, l'enigma della notte. Seriamente? Seriamente? Tra l'altro questa roba l'aggiungo al mercato, perché è più interessante di quello che sembra, oltre che vale veramente un bel po'. Cioè, cazzo, 100 a pezzi. Gli volete pure sputare in faccia, non ho capito. Biglietto del novizio Sharita, gli diamo una lettura. Un ritaglio di pergamena pieno di congetture disparate e mal scritte. Se le voci sono vere, la risposta si trova nelle pagine di questi libri. Deve essere così, un modo segreto per diventare il primo tra tutti i giustizieri oscuri. Come posso non perseguire un tale ricompensa? Non importa se non mi è stato ordinato di percorrere questa via, Nostra Signora Shara ammirerà sicuramente la mia astuzia e la mia tenacia. Se tacerò ogni pagina, divorerò ogni parola, devo trovare questa reliquia, devo conquistare un posto alla sua destra. Ti prego, ti prego. Ma che la faccio io la rapidità di mano? Sei scemo. Ti prego, non dirmi che mi devo mettere a leggere ogni libro. Oddio, ti prego, dimmi che non devo leggere ogni libro in cerca delle magiche parole. Astarion, s'avvicini un attimo. Bassorilievo di Shar. Prima di tutto mi leggi l'enigma. What can silence the night song? Cosa? What can silence the night song? La notturna t'ha fatta tacere la cantora notturna? Non ne ho idea. Oh, Dio santo, c'era pure scritto. E io sono coglione. Cosa può mettere a tacere il canto notturno? Solo la cantora notturna stessa, Shar, dea oscura, signora della perdita. I suoi nomi sono molti, ma il suo scopo è la semplicità incarnata. La luce è stata un errore e la via è un'illusione, e la vita è un'illusione. Una canzone discordante composta da bugie che spezza la pace dell'oblio. Riponi la tua fede in Shar come tua paladina. Promettile di mettere a tacere la falsa canzone nel tuo cuore. Riportati al suo abbraccio. Il nulla è tutto ciò di cui hai bisogno. Il grembo eterno, dove sei al sicuro nell'oscurità con madre Shar. Effettivamente era molto più semplice di quello che credessi, ma io sono anche abbastanza stupido. Ah, ok, ha funzionato. Ora stavo per bestemmiare, porco Giuda, eh. Ok, stavo letteralmente per iniziare a bestemmiare. Sala del tesoro. Bene, ragazzi, facciamoci un bel salvataggio. Non capisco perché c'è una coltre nera assurda. 4,82. E che dire, sono costretto a lamentarvi che tempo è tiranno. Ci becchiamo nel prossimo episodio.